Siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta. La sua fondazione è del IX secolo, o forse precedente. La prima citazione documentaria relativa alla chiesa pievana di Mezzocorona risale al 17 luglio 1199, data di un documento dove è citata come Ecclesia de Meze. Nel 1862, durante i lavori di demolizione della vecchia chiesa in stile gotico, si rinvennero sotto la pavimentazione le tracce dell'edificio più antico, di modeste dimensioni, formato da un'aula semplice, con abside semicircolare, come si può notare dal disegno realizzato dall'ingegnere Luigi De Ecker, a cui si deve la descrizione più completa della vecchia chiesa. Successivamente, nel 300, questo edificio venne modificato. Quel che è certo è che nel 400 iniziò la costruzione di un nuovo edificio, più grande e in stile gotico. Al tempo, il vescovo umanista Giovanni Inderbach diede un forte impulso alle nuove costruzioni ecclesiastiche sul territorio. Nel 1539 avvenne la consacrazione della nuova chiesa. Nel 1674 si ha notizia del rifacimento della facciata. Durante la visita pastorale del 1838 si rilevava quanto fosse piccola, umida e con poca areazione. Nel 1861 venne affidato un nuovo incarico di progettazione all'ingegnere architetto Leopoldo De Claricini. E questa volta i lavori di demolizione e ricostruzione furono veloci e l'edificio di culto cambiò aspetto. La consacrazione avvenne nel 1867. L'odierna chiesa è frutto principalmente dei lavori realizzati tra il 1862 e il 1867, ma successivamente a questa data vennero svolti altri interventi di ristrutturazione e restauro. La facciata si chiude con una cuspide che regge proprio la statua di Santa Maria Assunta, alla quale l'edificio è dedicato. Ha due spioventi, rinserrata tra pilastri angolari in pietra rossa a contrasto. È occupata da un'arcata nella cui luce si collocano il portale maggiore e un rosone. Il profilo superiore è abbellito da un loggiato. Le fiancate laterali, simmetriche, sono percorse in basso da un basamento in pietra vista e sono abbellite da un motivo a lesene raccordate in alto da archetti pensili. Tra le lesene, in corrispondenza delle prime due campate della navata, si inseriscono le aperture delle monofore. Ai lati della terza campata emergono i corpi delle cappelle laterali. Sui lati del presbiterio si ripete il motivo a lesene e archetti pensili delle fiancate della navata. Infine, sulla terza campata insiste un tiburio ottagonale, aperto su tutti i lati da trifore centinate. Il tetto, cupola compresa, è coperto da maioliche verdi e gialle, i colori di Mezzocorona. L'ingresso rettangolare è occupato dalla cantoria, posta su tre arcate centinate. La navata unica è ritmata da pilastri polistili, raccordati tra loro da arcate a pieno centro, che determinano la partizione interna in tre campate. Da notare la pala d'altare dell'Assunta. Si tratta di una pregevole copia dell'Assunta di Tiziano, straordinario capolavoro che è conservato nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. Ai lati dell'altare la statua di San Giuseppe e la statua di San Gottardo, santo patrono della comunità. Una versione della leggenda del basilisco racconta che tanto tempo fa, tra i ruderi del castello di San Gottardo, sulla montagna che sovrasta Mezzocorona, trovasse dimora un basilisco, un essere mostruoso e feroce, simile ad un serpente alato, ricoperto da scaglie ossee che lo rendevano invulnerabile. Volava sopra le campagne della piana rotaliana, distruggendo e razziando tutto quello che poteva, ingoiando persino gli esseri umani. Gli abitanti di Mezzocorona erano terrorizzati dalla bestia. L'unico modo per salvare se stessi e il paese era uccidere il drago. Ma come?
Alcuni volevano abbandonare il paese, ma il conte Firmian sfoderò la sua spada e decise di affrontare il pericolo. Indossò la corazza e si fece portare uno specchio e un secchio di latte. Arrivò alla caverna e trovò il drago che dormiva. Il conte mise il secchio di latte all'entrata della grotta, poco lontano lo specchio, e rimase in attesa. Arrivò il giorno e il basilisco si svegliò più affamato che mai. Si accorse subito del secchio di latte e iniziò a berlo con gusto. Poi alzò la testa e fu allora che vide un altro drago, identico a se stesso, in tutto e per tutto. Il conte approfittò quindi del momento di distrazione della bestia, balzò fuori dal suo nascondiglio e con tutta la forza che aveva in corpo conficcò la sua spada nel ventre, il solo punto vulnerabile del mostro. La bestia cadde a terra morta. L'astuzia e il coraggio del conte avevano avuto la meglio sulla forza bruta del basilisco. Pieno di entusiasmo, il Firmian urlò dalla montagna: «Venite, gente, il basilisco è morto!» Poi volle staccare la testa del drago e sollevarla, facendo leva sulla sua spada, per mostrarla ai suoi sudditi. Ma una goccia di sangue velenoso cadde dal drago ed entrò tra le giunture della corazza del conte, che cominciò a bruciare. I primi contadini che arrivarono sul posto trovarono un basilisco morto e un'armatura vuota con un mucchio di cenere. La versione religiosa della leggenda popolare del basilisco indica in San Gottardo l'uccisore del drago. L'immagine del santo patrono di Mezzocorona, con il drago sotto i piedi e nelle mani la chiesa di Mezzocorona, è affrescata nel capitello di San Gottardo di via Baron Cristani, realizzato su commissione della comunità dall'artista Mariano Fracalossi nel 1988. Sulle pareti del capitello anche riferimenti all'architettura e alle biblioteche di cui il santo è protettore.